ma nessuno, proprio nessuno mi ha creduto. E sono rimasto qui, lontano dalla mia casa per così tanto tempo che pensavo si fossero dimenticati di me. Poi ho visto i fiori di mio nipote e ho capito che si può anche non morire mai. Rocco. Settima tomba entrando nel piccolo cimitero degli Ercastolani. La settima a sinistra. Quando vi si trova davanti Luigi Veronelli, non riesce a leggere bene il cartiglio con cognome, nome e data di morte del detenuto. Nel suo prezioso elenco lo ritroviamo così. Mediati o Mediali Rocco, 26-2-1952. Bisogna andare in comune, a Ventotene, a consultare i registri dei morti per sapere con precisione di chi si tratta. La settima a sinistra è la tomba di Rocco Mediati, di anni 46, nato a Cirella di Pratì da Francesco e Maria Polito, morto nell'istituto di pena di Santo Stefano il 26 febbraio 1951, non nel 52, alle 2 del pomeriggio. Rocco Mediati, dal 2013, ha il privilegio, se così si può definire, di essere l'unico tra i detenuti sepolti sull'isola ad avere un parente, un discendente, che gli porta un fiore. È un uomo che si chiama come lui, Rocco Mediati. È nato nel 1956, è figlio di suo figlio e ha cercato per anni il luogo dove il nonno era sepolto. Del nonno ergastolano, da ragazzo, sapeva poco o niente. Solo che era finito in carcere, anche se innocente, e che in carcere era morto. In famiglia non si diceva niente di più. E niente di più poteva sapere dalla sentenza che aveva condannato il nonno e che si era procurato alla corte d'assise di Locri. C'era solo la foto di una tomba che un compagno di prigione aveva riportato a Cirella. Era stato lui a seppellirlo, a mettere i sassi intorno al cumulo, a sistemarvi sopra un arbusto selvatico. Il compagno di prigione del nonno è morto e nulla può più raccontare, nemmeno in quale carcere è la tomba. Così Rocco Junior, con quella sola foto in mano, indaga, naviga in rete, entra nei forum, fa domande. A un certo punto scopre quelli di Liberi dall'ergastolo, li cerca. Gli dicono di Santo Stefano, vede l'elenco di Veronelli. Scopre che la tomba di suo nonno sta lì, nel cimitero del vecchio carcere borbonico. Così adesso, ogni anno, Rocco Mediati Junior sale al cimitero con Liberi dall'ergastolo, pulisce, riordina, strappa erbacce, sistema sassi e lascia un fiore o una piantina come tutti gli altri. Davanti alla tomba di suo nonno resta un attimo in più, come volesse dirgli qualcosa, o come se quel suo andare fin lassù servisse a fargli conoscere chi non ha mai conosciuto. Il processo nel quale Rocco Mediati è stato condannato all'ergastolo per omicidio fu una specie di maxi processo per associazione a delinquere contro 141 persone. Un'associazione a delinquere che aveva il suo epicentro a Cirella, una frazione di Platì, una zona della Calabria da sempre considerata ad alta densità mafiosa. Le vicende che nel 1939 portarono alla celebrazione di questo maxi processo davanti alla corte d'assise di Locri sono numerose e complesse. Ci sono furti di bestiame, lesioni personali, tentati omicidi e soprattutto un omicidio, quello di Paolo Agostino, avvenuto la notte del 2 maggio 1936. I giudici spiegano che a Cirella si era da tempo costituita un'associazione nella quale aveva potuto per diversi anni spiegare le sue azioni nefaste senza farsi molto notare, favorita dall'indole mite e paziente dei cittadini e dalla situazione di Cirella, quasi isolata in mezzo alla campagna. Poi però l'autorità politica si era preoccupata delle anormali condizioni in cui si svolgeva la vita in Cirella e aveva provveduto, mandando al confino nel 1933, prima il capo riconosciuto della malavita locale, tal Ferdinando Polito, poi lo stesso Paolo Agostino, tutti e due a Ustica, per 3 anni. Paolo Agostino si è sposato con una donna che le carte processuali descrivono come decisa e volitiva, che ben conosce gli uomini del suo paese, il loro modo di comportarsi. Mentre il marito è al confino, la signora viene vista in braccio a un altro uomo e persino mentre va a cavallo con lui. Ce n'è abbastanza per decidere che tra i due è nata una relazione e che Paolo Agostino è cornuto. Uno dei testimoni chiave è proprio Rocco Mediati,
che nemmeno trentenne, riferisce di aver visto la signora in braccio all'amante. Ma benché tutto ciò venga riferito al marito confinato, lui non gli dà peso. Ha ben altri problemi. Dal confino Paolo Agostino ha tradito l'associazione. Ha rivelato al dottore Benedetto Macri, persona facoltosa residente in Cirella, chi gli ha rubato una giovenca. Un gesto che la condanna a morte, perché è un'evidente violazione di segreto intorno a un'operazione compiuta dall'associazione. Paolo Agostino, terminato il periodo di confino, torna a Cirella. I capi dell'associazione devono decidere il suo destino e per farlo si riuniscono la sera del 30 aprile 1936 in una baracca abbandonata di Contradalacchi, una vera e propria assemblea dove si decide l'omicidio dell'Agostino, si stabiliscono tempi e modalità e anche chi parteciperà all'agguato. L'operazione fu chiamata sorteggio, ma il vocabolo fu usato impropriamente. Tutto era già deciso. 11 nomi vengono estratti da una borsa e tra questi c'è quello di Rocco Mediati. Dopo 2 giorni scatta l'agguato. Paolo Agostino viene portato con una scusa lungo un viottolo che per un tratto è stretto e incassato tra 2 alti ciglioni. Viene abbattuto a colpi di fucile. Sparano bruciapelo con cartucce a pallini grossi. I carabinieri arrestano rapidamente i presunti responsabili che in un primo momento confessano. Poi al processo ritrattano facendo mettere a verbale che avevano confessato perché erano stati torturati. Pugni, schiaffi, colpi vibrati con un nerbo e con un regolo di legno, unghie dei piedi strappate, sale e aceto sulle ferite, scosse elettriche sulla parte interna delle cosce. Probabilmente anche mio nonno ha subito queste torture, dice Rocco Mediati Junior. Ma nel processo non ne tennero conto e condannarono tutti. La storia familiare tramanda un'informazione precisa e circostanziata. Quando la notte del 2 maggio furono sparati 5 colpi di fucile che uccisero Paolo Agostino, nonno Rocco e nonna Giovanna erano a letto. Il nonno sentì gli spari e disse: «Ecco, hanno ucciso la volpe». Il nonno probabilmente sapeva, perché lì o sei morto. Ma non era in quel canalone, non ha sparato contro l'Agostino, era innocente. È per questo che quando sale lassù Rocco Junior ha la sensazione di andare in un cimitero come tutti gli altri, non nel cimitero di un ergastolo abbandonato da decenni, perché per lui, adesso che l'ha trovato, suo nonno non è un nonno assassino.